Siamo al paradosso. Intanto io sono intervenuto a tutela dei nostri albergatori. Loro mi hanno chiamato, hanno chiesto insistentemente perché non hanno avuto nessun tipo di risposta da parte della regione. Ci sono oltre 300 rifugiati ucraini negli alberghi a Roseto. Da giugno queste persone sono state destinate altrove e quindi i nostri albergatori li stanno custodendo, li stanno albergando gratuitamente, offrendo loro vitto e alloggio perché la protezione civile non paga più gli albergatori. Allora i nostri albergatori hanno chiesto una cosa molto semplice, hanno detto: noi siamo stati gravati del danno economico, abbiamo pagato la crisi economica della pandemia, non abbiamo potuto più accogliere turisti nella stagione estiva, quindi abbiamo perso tutti i turisti per accogliere questi rifugiati ucraini. Chiedono alla protezione civile di intervenire, di prenderli e portarli altrove. Non possiamo costringere i nostri albergatori a continuare a tenerli in maniera gratuita, a fare un servizio pubblico che compete al pubblico. Loro non vogliono andare a Foggia, a Bari, in altri luoghi dove sono stati destinati, si stanno integrando, parlano l'italiano, non vogliono andare in alcuni tuguri perché hanno delle foto di alcuni tuguri del sud Italia dove sono stati destinati, ma questo è un altro problema ancora. Quindi il pubblico deve trovare e una sistemazione adeguata ai rifugiati di guerra, ma soprattutto sgravare i nostri albergatori che si stanno sostituendo al pubblico e per sostituirsi al pubblico gratuitamente rischiano di fallire. Perché loro hanno rinunciato alla stagione estiva, alla stagione, e questo non lo possiamo chiedere, questo è troppo.